Mostrino! Dobbiamo spiegare a ste creature dove andiamo. Facendo la corta oggi food tour, pensavamo di tornare a Duville, invece la signora ci ha detto che Honfleur è molto più bella perché ha un centro storico medievale, eccetera. Quindi oggi comunque siamo in giro per farvi scoprire il più possibile delle bontà della Francia del Nord. Non vedo l'ora. Arrivati da Christian Drouin, io non so neanche dove cavolo siamo finiti. Aspettavo il caffettino delle 10:30, invece questa mi dice che devo mangiare il formaggio col liquore. Per fare le degustazioni del Calvados o Calvados, ci sono due o tre aziende che lo fanno, anche quella che vi ho fatto vedere un attimo fa con la mano e la mela nella mano, ma là c'è anche il museo, vi spiegano, però questo mi sembrava un più caratteristico. E qui, se chiamate il giorno prima, vi lascio tutte le info in descrizione, potete anche chiedere per fare il picnic nel Meleto. Sì, si sente proprio la mela, questa qui. Sembra come la storia del kombucha, che ha una fermentazione sua. Si sente proprio il frizzo. Questo ha un sapore più fresco, sembra quasi più una birra questo qui, però senza la parte amara. È buonissimo. Adesso me la bevo io però. Oh, vabbè, ci avevo preso gusto. Leggermente più dolce. Sì, sì, si sente quasi anche come del barricato, anche se non ce l'ha, vero? Già il colore, vedi com'è, è liquoroso, è da dolce questo. Sì. Siamo già fuori. Di testa. Questo sembra grappa a tutti gli effetti, sia come sapori che come profumi che come botta pestifera. Si assomiglia tantissimo allo champagne. Very delicate. È quasi agrumato, ha un sapore freschissimo questo, forse preferisco questo a quello della mela. Questo qui tirato fuori in estate per la grigliata è fantasticare, ma con il pesce è eccezionale. Arrivati Honfleur. Adesso andiamo a cercare qualcosa di tipico per pranzo. Allora, siamo stati attirati da questa cosa folle. Cioè, ragazzi, non so. Questa folle. Ma sei impazzito? No, ma guarda la dimensione. Queste zone, quindi Honfleur, Duville, eccetera, la cosa super tipica sono le sardine di Bretagna, che sono quelle che vi abbiamo fatto vedere nell'episodio scorso. Se non l'avete visto, lo andate a guardare, poi ricominciate da qua. E poi le cozze che le fanno almeno in quattro modi, cioè con il formaggio alla normanna, come le ho prese io. Normali, ci sono marinate, ci sono in mille modi, e quelle sono stratificissime. Poi adesso vedete come ve le portano.
quando ho aperto ho pensato la pancetta magari un po' pesa, la lascio lì. In realtà non è assolutamente grassa e si sente anche un po' di limone davvero. Sono morbidissime, piccole ma saporitissime, sono strepitose. Naturalmente c'è del burro qua dentro. E vabbè, io adesso non è inutile stare a commentare questo, ma è il suo burghi con le patatine fatte ad hoc, il pollo, vedi? Prima spegni, faccio le foto, quindi ci dovete seguire su Instagram se volete tutte le anteprime, perché se no non sapete che cosa succede, poi mangiamo. Abbiamo già visto che questo qui è il metodo più furbo per mangiare il nostro burger. È buonissimo, tanto non è. C'è anche un po' di curry, bravi. Abbiamo speso la bellezza di 40,10, veramente a mio avviso onesti. Fantastico, perché tutte le volte continuiamo a mangiare qualsiasi cosa, che non abbiamo fame e non abbiamo mai lasciato nulla. Nulla, ma niente, nulla. Proprio, giusto una briciola forse. Vabbè. Però sempre tutto buono e soprattutto non ti puoi mai alzare con la fame. Dobbiamo infilarci in quella stradina, se no il Monster non mi fa vivere. In questi episodi della Normandia vi porteremo anche ad assaggiare le ostriche a Cancale, spoilerone. Ma se per caso vi fermate solo da queste parti e fin là non ci arrivate, di fronte, dietro c'è la giostra, dall'altro lato vi faccio vedere una bazza. Questo è un bar che però è sulla barca, ragazzi. Ogni tre passi c'è un negozio che vende delle cose da fuori di testa da mangiare. Allora io vi metto le vie che stiamo facendo noi, così le andate a vedere in descrizione e se venite vi rifate quelle vie lì, così trovate tutto quello che stiamo vedendo, che sennò dovrei fare un video da 20 minuti solo di negozi di roba da mangiare. Qua ragazzi è come aprire un libro o dei fratelli Grimm o anche della Rowling e poi siete qua. Non so come ve la spiego, ma come ve la spiego? Benvenuti al salon de thé, solo che abbiamo scarpinato un po', siamo accaldati e il tè caldo non ci sembra un'ottima soluzione. Allora, per prendere il caffè abbiamo preso anche due macaron, uno al cioccolato, questo invece è il caramello. E poi una cosa comunque che abbiamo visto è che sistematicamente qua il caffè costa effettivamente un po' di più che in Italia, perché di solito siamo anche sui 2 euro, ma vi danno sempre o il biscottino o il cioccolatino o la cosina insieme, che è giustificato o meno, però almeno insomma, e poi comunque sono 3 caffè in uno generalmente. Sembra il caro buon vecchio Mars, quindi è super soffice e morbido questa parte qua, mentre invece il caramello è proprio questa crema intensa, delizioso. Porca
boia. Oh, macaron, vabbè, non ne ho assaggiati tantissimi in vita mia, però vi posso garantire che questo è eccezionale. Perfetto. Vedete com'è cresciuto nel bordo, sopra è perfettamente liscio, non ha una crepa, dentro è eccezionale. Questi sono veramente da lode, di macaron, buonissimo. Il mostrino è lesso, dobbiamo ancora andare al mercato di Etretà, Recotto. Abbiamo speso per i due macaroni e i due caffè 7,60 euro e adesso ci beviamo un goccino di acqua che abbiamo in borsa. A causa di un piccolo problemino tecnico, ragazzi, perché il mostrino ha dovuto liare la catena che si era incavolata perché era secca, cambiamo programma, anziché al mercato coperto di Etretà andiamo direttamente verso Fécamp per cena. Ho freddo, cioè sono un personaggio che batte comunque facilmente i denti, visto che fra l'altro sono io quello che guida e che piglia sempre il freddo nella ghigna. Abbiamo preso il menù che comprende l'antipasto e il piatto principale. Quando vedete scritto gamberetti rosa vi servono questi, non quelli già sgusciati che conosciamo noi tipo da cocktail. L'unico peccato è che c'è il burro questo, ma vabbè, soprassiederemo. Poi hanno portato ovviamente la maionese e il mostrino c'ha una mega super asiette di frutti di mare. Con una bella salsina da accompagnare che a vederla così sembra aceto. Bella, qui ci sono le cipolle di Tropea spremute dentro. Abbiamo un'ostrica. È buona, è fresca, si sente. No, una strana consistenza. Ci sono pezzi continuamente del guscio delle cose. Questa non l'ho mai mangiata. E quando la mastichi sembri un po' il nervetto della zampa di gallina. Ah, okay. Non so se l'avete mai masticato. È particolare. Un po' durettino. Esatto, è un po' durettino, quindi il sapore è buono. Dopo ci sono quelle altre conchiglie, queste, che le abbiamo sempre viste anche in Corsica. Si vede che sono, loro le mangiano molto queste. Credo siano cotti al vapore questi. Questo è strafreschissimo, molto saporito. Sono pescati oggi, vedete che non sono da congelato, direi, perché cioè, quando è nero qua sopra è da congelato, ma qui di nero non c'è niente. Una cosa che abbiamo capito è che comunque è meglio probabilmente il piatto che ho preso io, perché i gamberi sono veramente spaziali. Questi qui e questi sono un po' durettini, dice il Monster. Sono molto tenaci, quando tirate non molla, quasi gommoso, non so. Invece il gambero è veramente spaziale, quello sì. Lo apprezzo molto di più. Ho preso l'eglefino, che è questo pesce tipico del mare del nord e della Bretagna, che assomiglia un po' come carne al merluzzo. Poi c'è una squintalata di burro fuso, le patatine fritte che non possono mai mancare né da me né da lui, perché ne stiamo mangiando un quantitativo, le voglio arrosto quando andiamo a casa. E il mostrino ha preso le mulle marinè. Adesso mi vedrete qua, ci vorrebbe un time lapse che cala il sole, io sono ancora qua. E una lingua che succhia. Molluscabile. È proprio burro fuso così. Cioè la Francia e il burro hanno un legame imprescindibile. Assomiglia moltissimo al merluzzo, ma moltissimo. Ha una carne molto morbida, è cotto molto bene e francamente se non ci mettete tutto il bidoncino di burro ci sta benissimo, anche con il limone, è proprio buono. Abbiamo dei marragli, Il mostrino è andato a pagare la quenta. Stasera abbiamo pagato la bellezza di 46 eurini e adesso andiamo a dare da mangiare i gabbiani. Lo vedi? Chissà. Guarda che fa lo snob! No! Non ci credo! Bastardo! Guardalo. No, non lo mangia! Non lo vuole! No, basta! Sono stata snobbata dal gabbiano! Questo è stato veramente pessimo. Un affronto al mio orgoglio, snobbata dal gabbiano. Vabbè. Ragazzi, questo food tour è finito, ma domani ci va in un altro posto. Forza. Che è
famoso. Emozionante probabilmente, perché vi racconteremo dello sbarco in Normandia, sulle spiagge dello sbarco, e vi faremo vedere una... diciamo una cosa che hanno solo qui, e anche quella però racconta la storia. Seguite il prossimo episodio. Ciao! Ciao.